Colleghi, onorevole Crippa, mi pare di capire che la proposta che fa il relatore rispetto. Onorevole Palese, prego. Sì, grazie. Cioè, per dare l'assenso da parte del gruppo di Forza Italia alla proposta fatta adesso dalla relatrice, cioè che poco prima del vero avevo avanzato pure io, vi informare. Grazie. Grazie. Vi sono altri colleghi che intendono intervenire o manifestare il loro accordo o dissenso? Onorevole Giordano, prego. Grazie Presidente. Solo per accogliere positivamente ciò che ha appena detto la relatrice e per procedere così con i nostri lavori. Grazie. Bene, allora a questo punto, se non vi sono obiezioni, proseguiamo in questo modo. Chiudiamo con l'articolo 8 e rimandiamo l'articolo 9 alla prossima settimana. Bene, allora a questo punto, onorevole Crippa, prego. Giusto per comprendere, essere chiari, si termina l'articolo 8 e si rinvia ad altra seduta al proseguo. Onorevole Crippa, ho Perché detto si rinvia alla prossima settimana. lei mi Non... ha appena detto chiudiamo l'articolo 8 e il 9 lo rinviamo. Questo vuol dire che anche tutti i seguenti vengono rinviati. No, giusto per precisione, sa, faccio fatica a quest'ora a comprendere bene, però ci terrei una precisione. Grazie. La proposta l'ha fatta la relatrice, che è stata molto chiara. Il Presidente ha semplicemente ripreso quello che ha detto la relatrice. Bene, onorevole relatrice, passiamo a questo punto ai pareri. Sì, grazie Presidente. Diciamo, ancora una volta invito i colleghi al ritiro di tutti gli emendamenti o parere contrario, ad eccezione dell'emendamento 8.2 della collega Rocchi, che vi è un parere favorevole, dell'emendamento 8.30 della collega Centemero, che verrebbe però, le chiederei di accettare una Scusi un riformulazione. attimo, relatrice, siccome se lei non va in ordine io devo avere anche la capacità di seguirla, che sta essendo un po' limitata. 8.30, Centemero, c'è un parere favorevole con Con riformulazione. riformulazione a Bene. pagina 12. Bene.